Michel Senza Fretta, oggi vi porto qui, siamo in Valle Antrona e vi porterò così a percorrere quella che è una via antica, antichissima, che è la via Antronesca. La via Antronesca, pensate, partendo da Villa d'Ossola, saliva su fino al passo di Antrona a ben 2900 metri per poi scendere a Sassa al Magel, insomma nella valle che c'è di là, siamo nel cantone del Vallese. Quindi una via veramente antica. Pensate che al passo sono state ritrovate delle antiche monete romane, quindi vuol dire che già i romani percorrevano questo valico e noi la percorreremo da Villa d'Ossola fino ad Antrona Piana. Ad Antrona Piana poi faremo ritorno con comodo autobus e quindi non ci faremo mancare veramente nulla in questa giornata che veramente ci regalerà tantissime emozioni. Partendo da Villa d'Ossola, subito ci alzeremo verso la chiesa della Noga e poi da lì una serie interminabile di frazioni. Vedremo Varchignoli, poi arriveremo a Cresti, da Cresti poi arriveremo a Seppiana e vedremo la bellissima Viganella. Ecco, Viganella merita sicuramente una visita e chi non c'è stato e ci passa davanti, magari appunto per andare al lago d'Antrona, il consiglio è quello proprio di mettere la freccia, fermarsi un attimo e guardare questo paese veramente meraviglioso. E lì appunto faremo una sosta, una delle nostre tante merende e poi ripartiremo sempre su questa antica via per arrivare fino qui a Rovesca. Rovesca è un borgo meraviglioso, mi ha veramente impressionato la cura con cui stanno recuperando tantissime baite, tantissime case e quando sarà completato il restauro diventerà sicuramente uno dei borghi più belli di tutta la Valantrona. Da qui poi in circa mezz'ora arriveremo appunto ad Antrona Piana dove l'autobus ci attenderà alle 17:55 puntuali per riportarci in quel di Villa d'Ossola e in mezz'oretta saremo giù. Che dire, io sono entusiasta di questa escursione, un'escursione proprio che si adatta a tutti coloro che amano così osservare, passeggiare attraverso antichi borghi. È una passeggiata più che naturalistica, è proprio una passeggiata che ci dà la possibilità di così tornare indietro nel tempo, vedere, così toccare con mano la vita che è stata delle genti che hanno vissuto qui secoli fa, ma che si sta, ripeto, mettendo in moto tutto un processo anche virtuoso, cioè gente che ritorna. Comincia a esserci del lavoro, bed and breakfast, insomma, anche noi con il nostro lavoro di guide, meno io penso di contribuire a rimettere in moto anche un'economia sostenibile proprio anche per la valle. Quindi contattatemi i numeri che vedete qui sotto, WhatsApp è lo strumento che preferisco. Ecco, mi sono dimenticato di dirvi il dislivello, è circa di 850-900 metri, quindi insomma il dislivello si fa sentire. Cammineremo su per giù 6 ore, 6 ore e mezza e faremo circa 15 km. Comunque scrivetemi su WhatsApp, intanto io vi aspetto qui sulla strada Antronesca in Valle Antrona. Ciao!